Popolo Blu Cerchiato, benvenuti a questo episodio speciale natalizio in cui oggi ho selezionato 10 personaggi della Sampdoria ai quali fare un bel regalo di Natale. Mi sento generoso, sono contento per avvitare sul Crotone, su questo bel posizionamento momentaneo, undicesimo, decimo posto in classifica, quindi bando alle ciance, adesso iniziamo con i regali. Allora, primo regalo per Ramirez, li prendo in maniera casuale. Ho già selezionato casualmente i 10 elementi prima che dopo me li scelto in maniera casuale. Gastone Ramirez sembra una cavolata, ma in realtà questa busta è importantissima, perché qui dentro cosa c'è? Rudy Tamburi! Niente, no, scherzo. Ramirez, qui dentro c'è per te un corso per sulla gestione della rabbia. Quindi, mi raccomando, fanne buon uso, ricordati. Abbiamo chiesto espressamente che tutti coloro che lo frequentano possano andarci solo ed esclusivamente vestiti di giallo, che so che ti piace, quindi... Poi, ragazzi, questo mi ha veramente fatto una fatica, però ne valsa la pena, perché ho scoperto qual è il problema di Leris, ragazzi. Dal trasferimento al Chievo alla Sampdoria gli hanno invertito le gambe. Cosa c'è di più semplice? Ok, Grimardello, cacciavite, bulloni, si mette a posto. E le invertite, per quello che era così, yeah! Invece adesso dovrebbe andare, in teoria dovrebbe andare abbastanza normalmente. Quindi funzionerà, me lo sento. Dai Leris, poi. È importante, l'eroe della sfida contro il Crotone, Jakub Jakto, che si è preso una pallonata micidiale là dove non batte il sole. Gli abbiamo ritrovato testicolo, siamo andati a Genova, l'abbiamo ritrovato ed eccolo qui. Questo è il tuo testicolo. Jakto, mi raccomando, io lo impacchetto e te lo spedisco entro Natale ti arriva. Quindi fanne poi buon uso, mi raccomando. Tre figli, non dico tanto, almeno uno dagli il mio nome. Passiamo alle cose importanti. Mikkel Damsgaard, un fenomeno, ragazzi. Io lo adoro sempre di più. Questa qui è la fascetta da capitano della Samp che si trova nell'uovo di Pasqua. Fai una cosa, mettitela in fronte. Così almeno riduce anche il divario tra, purtroppo, i capelli e gli occhi, visto che c'è mezza autostrada. Con questo, ecco, almeno fai pagare il pedaggio a chi passa. Detto ciò, grande Damsgaard, tu sei il futuro di questa squadra, il futuro di questa squadra è nelle tue mani, anzi nei tuoi piedi più che altro, perché la tua plusvalenza, che sicuramente verrà fatta dalla società, sarà la base dell'iscrizione della Serie A da parte della Samp per i prossimi 3-4 anni. Quindi mi raccomando, Damsgaard, migliora sempre più che puoi, continua così perché sei un grande. Poi la Gumina, simpaticissimo, un grande che ci ha anche risposto l'altro giorno su Instagram. La Gumina, per te abbiamo un DVD e un film importante che si chiama Gol. Film molto carino, ve lo consiglio. Perché? Perché in questo modo è l'unico gol che potrei vedere con la maglia della Sampdoria. Oh, sto scherzando, grande. A Skilsen merita, perché ragazzi, a Skilsen non sta giocando da un po', e allora giustamente, se non può avere la maglia della Samp in campo, che ce l'abbia almeno fuori dal campo è la felpa, però perlomeno è sempre della Samp, è originale, ti faccio lo stemma, quello che ho spesso. Quindi dai a Skilsen, questo è per te, mi raccomando, vieni a prendere perché non ho i soldi per pagare Bartolini per la spedizione. Keita Balde, questo è per te. Scotch, mi raccomando, non è quello da bere, no, quello me lo bevo io, di pazienza, ma questo è per non infortunarti. Fai una cosa, ti mummifichi con questo, parti dalle gambe, anche braccia, torso, o per evitare qualsiasi cosa, poi stringe un sacco, quindi non ti puoi far male con questo. Keita, abbiamo bisogno di te, non degli infortuni, quindi scocciati, preparati, mi raccomando, sei un grande, abbiamo bisogno dei tuoi gol, rimettiti in forma. Adesso arrivano i momenti seri, perché c'è il capitano Fabio Quagliarella, a lui del vino rosso. Un buon Lambrusco Dannetta 1842. Vino rosso per Quagliarella, voglio metterli a confronto e vedere chi invecchia meglio. Io dico che Quagliarella invecchia comunque meglio. Poi non è finita, perché è rimasto un regalo. Regalo che va fatto col cuore, perché io mi sento di idolatrare quest'uomo come se fosse mio padre, anche se per realtà potrebbe essere mio nonno, ma è comunque un grande. Io adoro Ranieri. Ho sempre adorato per l'uomo che sa essere, che ha sempre dimostrato di essere nel campo e fuori, sia fuori che dentro al campo. Quindi è poliedro, che sia fuori che dentro allo stesso tempo. Si sdoppia. E l'insieme di lunga vita per il nostro allenatore Claudio, che rimanga vivo e nella nostra panchina il più lungo possibile, perché io lo adoro e francamente penso che senza di lui l'anno scorso avremmo fatto molta più fatica a salvarci, forse non ce l'avremmo neanche fatta.
Detto ciò ragazzi, il video è finito. Scusate, un altro, scusate, un secondo. C'è un altro regalo quindi. Ah, ok, scusate, non sapevo, mi hanno dato informazioni. Ok, allora questo, ok, è un segno d'amore. Qui va detto, è per il nostro ex allenatore Giampaolo. Visto che tanti tifosi sono ancora affezionati a lui, quest'anno per Giampaolo abbiamo deciso di regalare l'unica cosa che vuole, ma che non ce la fa proprio davvero. 3 punti. Dai Giampaolo, siamo tutti con te. Ciao popolo blu cerchiato, buon Natale a tutti.